Siamo con la vicepresidente del Consiglio Nazionale Firenze, Patrizia Corona. Verso la fine di questa prima giornata delle assise di Lecce e presidente, è stata una giornata segnata dall'invito rivolto da tutti all'avvocatura a guardare al futuro. Ma in che modo e fino a che punto questo sguardo verso il futuro deve aprirsi alla tecnologia? Si è da poco conclusa la sessione che ha riguardato proprio l'uso dell'intelligenza artificiale nella giustizia. Ecco, mi sembra che ci siano molti elementi contrastanti nella maniera in cui l'avvocatura deve guardare a questa prospettiva. Sì, certamente, luci ed ombre. La tecnologia non va demonizzata. È la tecnologia che aiuta l'avvocatura nell'attività quotidiana va sicuramente accolta, va in qualche maniera anche data formazione nell'utilizzo della tecnologia. La tecnologia invece, e qui parlo di giustizia cosiddetta predittiva in quanto tale, come ausilio alla giurisdizione, quindi al giudizio, per arrivare anziché a un giudizio giusto, a un giudizio esatto, va invece in qualche maniera normata, vanno posti dei limiti e soprattutto l'avvocatura oggi, che è ancora in tempo, perché sta guardando a questo futuro che speriamo non sia imminente, ma che noi vediamo all'orizzonte, deve dettare quelle che sono le regole etiche per un uso che non sia un utilizzo e un impiego che lede il diritto di difesa, i principi costituzionali e quello che è il diritto di cittadino ad avere un giudice umano che decida del suo caso e della sua controversia. Ecco, Presidente, naturalmente noi non possiamo anticipare qui ed ora quali potranno essere queste regole, che l'avvocatura, diciamo, si candida della cui stesura l'avvocatura si candida a partecipare. Però c'è una parte dell'avvocatura anche qui a Lecce, che credo anche con mozioni che andranno poi votate sabato, intende indicare come limite invalicabile quello per cui l'uso dell'intelligenza artificiale non deve in ogni caso interferire con la decisione del giudice, cioè non deve essere neanche presupposto della decisione del giudice. Crede che questo sia un limite eccessivo, che si tratti, diciamo, di una visione che eccede appunto nel temere il peso della tecnologia nella giustizia? Allora, la tecnologia è già entrata nella giustizia, penso per esempio alla prova scientifica e su base statistica nel procedimento penale, nella prova penale c'è già un ingresso della tecnologia, della statistica. Decidere è un'altra cosa, l'arte del decidere è soggetto alla legge e appartiene a una logica di ragionamento che è un meccanismo che è totalmente estraneo a un criterio di tipo matematico. Non esiste, non credo che possa esistere un logaritmo che ci detta il criterio della giustizia e del processo giusto. Chiaramente sono impulsi questi che hanno una matrice, che sono quella della necessità di una sempre maggiore velocità nel rendere giustizia e di una sempre maggiore ricerca della certezza. Questi sono le spinte che ci vengono dall'economia, che ci vengono dalla società, ma sono spinte che non tengono conto soprattutto di quelli che sono i rischi etici che un impiego di questo tipo potrebbe avere. E le regole le possiamo già intravedere, che sono regole che devono prendere lo spunto dalla trasparenza che i dati che vengono immessi in eventuali algoritmi di previsione più che di predittività, sono due concetti un po' diversi. Trasparenza, non discriminazione, rispetto dei diritti umani e garanzia del diritto di difesa. Sono già dei baluardi che possono far declinare al loro interno parecchie regole che limitano questo tipo di impiego anche all'interno del processo. La decisione poi è una decisione sul caso concreto che soffre anche, per fortuna, di valutazioni che sono strettamente umane. Penso all'equità,
penso a principi fluidi come l'interesse del minore, penso a altre valutazioni che evidentemente non possono soffrire di una regola, ma sono prettamente di logica, di ragionamento, di giustificazione della conclusione a cui arriva un giudice umano. Presidente, lei ha appena toccato un aspetto molto interessante, la spinta dell'economia alle logiche del processo, che è stato un po', diciamo, il fantasma di tutta questa stagione delle riforme del PNRR. Però le chiedo se proprio l'esistenza di questa sollecitazione può essere una straordinaria occasione per l'avvocatura di acquisire ancora maggior peso nell'organizzazione della giustizia e soprattutto nelle scelte per il futuro della giustizia, perché da sola la magistratura forse non sarebbe in grado, in quanto funzione strettamente pubblica, di opporsi a questo processo. Forse l'avvocatura adesso ha l'occasione, proprio perché esistono queste tendenze eccessive, queste spinte, diciamo, economicistiche, a far sentire tutto il peso e tutto il proprio punto di vista. Sì, certamente, certamente. Questa è una responsabilità che sicuramente l'avvocatura deve assumersi perché è la prospettiva futura, cioè siamo in un'epoca, l'abbiamo sentito oggi, postmoderna, quindi è un'epoca che dobbiamo, se siamo in anticipo, poter governare con delle regole. La velocità quasi mai va a braccetto con la qualità della decisione. Preoccupano poi sotto il profilo della velocità e della certezza basate su possibili percentuali di probabilità di successo o di un insuccesso di una controversia, anche il profilo della responsabilità, perché chi decide, e parlo dalla parte della magistratura, sì, secondo una regola statistica, probabilmente si deresponsabilizza. Un avvocato che invece è alimentato sempre nella propria attività dalla spinta all'innovazione, alla giurisprudenza magari creativa, che trova sempre alla propria base una iniziativa dell'avvocatura, del singolo avvocato, che consiglia al proprio cliente di rischiare per quel margine di probabilità che è l'incertezza che ogni causa ha, magari si assume anche una responsabilità in più se magari non avvisa il proprio cliente che da un punto di vista dell'algoritmo, della probabilità, c'è soltanto un 10% di possibilità di esito favorevole. E mi preoccupa da questo punto di vista, che è un aspetto diverso che oggi non è stato toccato, se questo tipo di servizio algoritmico, diciamo, sulla prevedibilità della giustizia dovesse, come probabilmente è possibile pensare che sarà, a disposizione del cittadino, sarà inibito dal richiedere un parere per chiedere giustizia sul suo caso, perché comunque ha già adesso è terribile, è una limitazione fortissima. Limitazione fortissima del diritto di difesa. Quindi per questo l'avvocatura, rispetto a questi strumenti, deve essere assolutamente protagonista. Grazie, grazie davvero alla vicepresidente del CNF Patrizia Corona, con cui abbiamo affrontato uno dei temi centrali di questo congresso, che è arrivato quasi alla conclusione della sua prima giornata, e a tra poco però con altri interventi.